Salve a tutti, io sono Selcrati, questa è una battaglia Roma Total War 2 contro 2 dove da una parte si affrontano i cartaginesi comandati da me più i pontici comandati da Avot, mentre dall'altra parte si affrontano i macedoni più i selercidi. Vediamo come è composto il mio esercito. In prima fila ho diverse unità di fanti del Sacro Culto, dietro ho la Guardia del Generale e in più ho 6 unità, mi pare, di Cavalieri del Sacro Culto. Il mio alleato invece ha diverse unità di scudi bronzi, 2 unità di onagri, alcune unità di tiratori e qualche unità di cavalleria pesante. I macedoni invece hanno davanti i picchieri reali, poi come tiratori hanno gli arcieri e infine da questa parte hanno 7 unità di compagni cavalieri, cavalleria pesante. Andiamo a vedere come è composto l'esercito dei Seleucidi. Hanno diverse unità di picchieri coscritti, alcuni arcieri e legionari scudi argentei. Facciamo partire la battaglia. Per ora non sta succedendo niente di che, per cui posso velocizzare un pochino l'azione. Il mio alleato dispone anche di 2 unità di onagri con i quali bombarda come meglio può e le unità nemiche. Tra le regole c'era la possibilità appunto di usare l'artiglieria, però i nostri avversari hanno preferito non usarle, vabbè, sono scelte. Ad ogni modo vediamo che velocizza ulteriormente l'azione, perché però non c'è niente di che, c'è solo lo scontro fra i nostri tiratori, ma comunque sia siamo leggermente avvantaggiati noi, ma non sarà questo di certo a farci vincere lo scontro. Come si vede sullo sfondo dello schermo, i macedoni hanno raggruppato tutta la loro cavalleria. Il mio alleato quindi cerca di imitarlo in modo da bloccare un eventuale assalto. Ad ogni modo, continua lo scontro fra i nostri arcieri e quelli avversari. Come si vede, i macedoni hanno diviso le unità di cavalleria in 2 parti, 4 qua e 3 qua in fondo, e queste 4 unità di cavalleria presto le nasconderà in questo boschetto qua in fondo, come fra poco si vedrà. E quindi, come quasi per volerci prendere di sorpresa e attaccarci da dietro durante la battaglia. Ad ogni modo, praticamente abbiamo vinto lo scontro con gli arcieri nemici. Qua ci sono le 4 unità di cavalleria pesante macedone. Per ora le lasciamo nascondere lì e poi io e il mio alleato andremo a trovarle. Ad ogni modo, per ora la battaglia si svolge con toni molto pacati, perché si vuole solamente distruggere i tiratori nemici, però sta avanzando un'unità di cavalleria pesante macedone e attacca gli onagri del mio alleato. Io faccio intervenire 2 unità di falangi e la mia cavalleria, però l'unità macedone va in fuga e per cui sono costretto a intervenire 2 volte per placare un po' la situazione. Faccio avanzare un pochino le mie falangi in modo da proteggere meglio l'unità di onagri del mio alleato. E così lui può continuare la sua azione di disturbo contro le linee nemiche. Un colpo Ehi, ti fortunato, sorridono oggi. uccidiamo. Il generale nemico è stato ucciso e i suoi uomini sono demoralizzati. Uccidiamo il generale macedone, e quindi un po' di fortuna non fa mai male. Velocizzo un'altra popolazione, se no non si finirebbe più. Come si vede, adesso raggruppiamo un po' di cavalleria, io e il mio alleato, e ci avviamo verso le 4 unità che si erano nascoste in questo boschetto qua. Quindi, mentre io vado a scovarle, il mio alleato ci taglia una possibile via di fuga e poi interviene per prenderli da dietro.
Comincia così lo scontro, io però prendo una brutta carica dalla cavalleria nemica e quindi inizialmente sono un po' svantaggiato, però non mi perdo d'animo, anche perché sta intervenendo la cavalleria dei pontici a darmi man forte. E quindi presto queste quattro unità di cavalleria verranno distrutte. Il che non è male, perché se riusciamo a distruggere tutta la cavalleria nemica avremo libero accesso alle retrovie nemiche. E quindi, insomma, già ci faciliteranno un po' lo scontro. Io riciclo queste unità di cavalleria, di cavalieri del Sacro Culto, e mi avvio verso il lato dello schieramento del mio alleato, in modo da prepararmi allo scontro vero e proprio. C'è ancora qualche scaramuccia, ma niente di che. Distruggiamo un'altra unità di cavalleria macedone. Avanziamo con tutto l'esercito e ormai anche i nostri nemici si stanno preparando alla nostra venuta. Raggruppiamo tutta la cavalleria su un lato in modo da poter facilitare la distruzione di questa unità di cavalleria macedone, l'ultima rimasta, che sarebbe la cavalleria del generale, però il generale è morto, anche se in maniera un po' fortunata. I Seleucidi raggruppano tutte le unità di legionari su un lato in modo da proteggere le retrovie dal un possibile nostro assalto con la cavalleria. Finalmente facciamo avanzare tutta la fanteria. E ormai sì, ormai lo scontro è inevitabile. Comincia la battaglia fra i Macedoni e i Pontici. Interviene l'ultima unità di cavalleria macedone. Io intervengo con la mia cavalleria di cavalieri del Sacro Culto e si posiziona un po' meglio i fanti del Sacro Culto. I Seleucidi ormai sono veramente molto vicini a me, per cui mi devo preparare. Tengo il generale in una posizione sicura, ma solo momentaneamente, perché presto comincerò a bersagliare da dietro le unità dei Seleucidi in modo da mandarli in fuga molto facilmente. Come si vede, ho recuperato qualche unità, poche, di cavalleria e carico da dietro le unità nemiche. Non è che faccio proprio gran male, però qualche unità riesco a mandarle in fuga ed è quello che speravo. Come detto precedentemente, col generale carico da dietro le unità avversarie in modo da indurle alla fuga. Vediamo come va col mio avversario. Anche lui si trova contro i Seleucidi, che hanno i legionari scudieri ausenti da questa parte. Continuo con le cariche e piano piano riesco a mandare in fuga qualche unità nemica, e questa è proprio una buona notizia. Ormai i Macedoni mi pare che abbiano lasciato il campo, rimane solo un paio di unità di picchieri reali, ma non è che sono proprio in ottima forma, infatti vanno in fuga. I tuoi alleati hanno perso il proprio signore. Muore il generale del mio alleato, ma poco male, ormai la battaglia è ad un ottimo punto. Cacciali dal campo e non concedere agli altri tregua o pietà. I Macedoni vanno in fuga, io continuo a caricare l'ultima unità di Seleucidi. Se riesco a mandare in fuga questa unità, ormai la battaglia è vinta. Comunque sia, è stato un bello scontro, molto tattico, dove sono viste belle cose sia da una parte che dall'altra. Il generale nemico mostra il proprio valore. È smanioso solo. Muore anche il generale Seleucide, però ormai il generale nemico non poteva fare granché. Si è sacrificato invece di condurre i propri uomini a una sconfitta onorevole. E di modo è stata veramente. Il nemico giace morto di fronte a te, a parte i pochi che sono fuggiti. È stata veramente una bella battaglia e mi sono divertito molto. Io avevo
pochi uomini, però molto, molto ben corazzati. Ad ogni modo, per ora questo è tutto. Vi ringrazio dell'attenzione. Alla prossima, ciao!